Eccoci qua, buonasera. È la giornata in cui il governo ammette che ci sono dei problemi sui conti pubblici. Siamo in questo momento sopra il 3%, dobbiamo rientrare al 3% preciso, il 3,1% ci metterebbe già in difficoltà, ma soprattutto i conti sono peggiori del previsto, si va a un meno 1,7% alla fine dell'anno nel rapporto nella decrescita di fatto, cioè nella produzione. E il prodotto interno lordo infatti crescerà, ma solo dell'1% l'anno prossimo, queste le ultime stime. E in questa situazione è molto difficile pensare come si possa fare entro 10 giorni a trovare la giusta contraria per l'aumento dell'IVA di un punto che scatta il 1° ottobre, se non si trova una copertura per bloccare l'aumento stesso, cioè non entrano in altro modo soldi nelle casse dello Stato, vuoi con tagli, vuoi con altre tassazioni, ma questo è quello che nessuno dice di volere. Particolarmente duro infatti rispetto al governo su questo tema il PDL che dice o si blocca l'aumento dell'IVA o salta l'esecutivo, anche se Letta dice ce la faremo. E poi però c'è anche dalla parte del PD una richiesta perentoria fatta in tal senso da Epifani in apertura dell'Assemblea nazionale del partito. Chiedo al governo che non aumenti l'IVA. Già, ma quell'assemblea serve per convocare il congresso che a quanto pare sarà l'8 dicembre, anche se non ci si è resi conto da parte di Epifani e degli altri che annunciare quella data vuol dire fare il congresso in un giorno di festa religiosa. Qualcuno ha ironizzato. Sarà un congresso della Madonna. Ma a proposito, vedremo tra poco che il Papa, anche oggi, è tornato sugli argomenti forti, questa volta però per difendere il diritto alla vita fin dal concepimento, parlando di una prevalente cultura dello scarto, scartare il feto, scartare i bambini nati male, scartare gli anziani quando non sono più utili e sono un problema. Ma c'è anche da registrare quello che ha detto il Presidente della Repubblica, ricordando proprio quello che era stato il suo più diretto collaboratore, morto di crepacuore nel pieno della polemica sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. Bisogna superare questo continuo scontro tra magistratura e politica e lo devono fare tutte e due le parti. Ci sono molte altre notizie, come stiamo per vedere, del resto già dai titoli di questo telegiornale, che parte esattamente da 30 secondi. E allarme sulla finanza pubblica, PIL frena più del previsto, il Presidente del Consiglio annuncia che al momento siamo di un decimale sopra l'invalicabile tetto europeo del 3% nel rapporto deficit-PIL. I conti vanno male, spiega Letta, per l'instabilità politica, ma riusciremo a rientrare nei parametri. Ora la questione politica è evitare l'aumento dell'IVA che scatta tra 10 giorni. E proprio sui conti, l'appena rinata Forza Italia tiene nel mirino il governo. Sostenere che il superamento del 3% del rapporto deficit-PIL sia conseguenza dell'instabilità politica non fa onore al Premier. Dicono al centrodestra che non abbassa i toni sulla diminuzione delle tasse. Insomma, la minaccia di crisi resta ancora. Epifani, che vuole anche lui che sia tolto l'aumento dell'IVA, propone all'Assemblea del PD la data dell'8 dicembre per il congresso. È un tentativo di compromesso perché la proposta ancora non ha il consenso del gruppo di Renzi. Anzi, c'è chi vorrebbe uno slittamento al 15. La partita a questo punto si gioca sempre più sulle regole, in attesa domani dell'intervento del sindaco di Firenze, che stasera è 8:30. Dal carcere le nuove BR chiedono ai Notav un salto di qualità nella loro lotta, ma chi contesta l'alta velocità replica che il movimento non ha nulla a che fare con i terroristi. Deciso oggi l'invio in Val di Susa di altri 200 militari per proteggere i cantieri. La TAV si farà, delinquenti e bombaroli si rassegnino, commenta il ministro dell'Interno Alfano. Da Papa Francesco un appello ai medici, diffondete la cultura della vita, l'aborto e la cultura dello scarto. Ancora un'uscita forte di Bergoglio che ribadisce l'attenzione alla vita umana nella sua totalità, la difesa dei più deboli, dai disabili agli ammalati, dai nascituri agli anziani. Dal Papa anche parole dure contro il denaro, dalla cui idolatria nascono tutti i mali.
Napolitano parla della giustizia, ma oggi a rivendicare giustizia dovrebbe essere lo Stato italiano. Qui non rientrano i nostri due fucilieri, sempre sotto custodia in India, ma non rientra neanche chi deve affrontare pene o tribunali, come Cesare Battisti, che se ne sta in Brasile nonostante le condanne definitive per terrorismo, o come Amanda Knox, che non sarà qui per il nuovo processo d'appello per l'omicidio di Meredith. Sono innocente, dice, non posso rassegnarmi alla scelta di poter tornare in carcere. Buonasera, sono giorni duri, durissimi per il governo ma per il paese, visto che la lotta per rientrare dentro il parametro fondamentale dell'Unione Europea, il rapporto del 3% tra deficit e PIL, la battaglia sembra non essere ancora decisa positivamente, anzi tra l'altro il nostro paese è alle prese con una crescita che tarda a arrivare e gli ultimi conti sono peggiori del previsto, finiremo l'anno con un meno 1,7 nel prodotto interno lordo e l'anno prossimo la stima è stata rivista al ribasso all'1% di crescita. Ma poco fa, tra l'altro, Enrico Letta ha detto al Presidente della Repubblica, da cui è andato in visita, che il governo vuole continuare a lavorare e che Letta, lui, non si farà logorare. Queste le parole attribuite direttamente al Premier. Ma cosa sta succedendo? Innanzitutto dal punto di vista dei conti. La matematica non è un'opinione, lo sappiamo tutti, e se in un rapporto il denominatore diminuisce, il risultato di quel rapporto non potrà che aumentare. Sta tutta qui la spiegazione dell'andamento dei nostri conti pubblici freschi di nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza approvata oggi dal Consiglio dei Ministri. Una nota peggiorativa, l'ennesima, rispetto alle versioni precedenti. La contrazione del nostro PIL per il 2013 è stata rivista al ribasso da meno 1,3% a meno 1,7%. Torneremo a crescere, ma meno di quanto previsto in precedenza solo l'anno prossimo e di un 1% pieno, dice il ministro Saccomanni, ottimista, senza fornire però altri dati o spiegazioni. Tornando a focalizzare la nostra attenzione sul 2013, il peggioramento del prodotto interno lordo porta con sé inesorabilmente lo sforamento di quel numero magico trasformatosi in camicia di forza imposta dall'Europa, ovvero del 3% nel rapporto tra deficit e appunto PIL. Siamo ormai al 3,1%. Alla matematica non si sfugge. Colpa dell'instabilità politica se i nostri conti peggiorano, afferma il Premier Letta, che assicura gli impegni presi con i partner europei verranno rispettati, considerando ampiamente alla portata una correzione dei conti dello 0,1%. In pratica, nei prossimi giorni la Ragioneria Generale dello Stato dovrà architettare degli abili travasi di soldi tra i vari compartimenti del bilancio per asciugare quello 0,1 che tanto preoccupa Bruxelles. Anche per il numero uno dell'economia è cosa fattibile. È un dato che viene attentamente monitorato dalle istanze europee e quindi bisogna appunto dare l'impressione che sostanzialmente c'è una leggera deviazione rispetto al 3%, ma che il 3% è il dato sul quale noi intendiamo collocarci e rimanere da qui alla fine dell'anno. Dicevamo Bruxelles, l'Europa, il cui sguardo sull'Italia resta vigile, mentre sulla nostra testa incombe una multa da 3,4 miliardi di euro in caso di mancato rispetto dei patti. L'Italia agisca con tempestività e il monito del portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, il quale dal canto suo accoglie con favore le rassicurazioni arrivate dal governo, bastone e carota insomma. Ma a turbare i sogni di Letta e Saccomanni c'è anche l'imminente aumento dell'IVA. Se arrivasse non ci sarebbe più il governo, ha minacciato il capogruppo PDL alla Camera Renato Brunetta. Il miliardo necessario ad evitarlo però non si riesce proprio a trovare e la nota di aggiornamento al DEF coi suoi numeri crudi ha reso i margini di manovra, se possibile, ancora più stretti, quasi blindati. Anche per questo quell'1% di crescita promesso per l'anno prossimo e la previsione di Saccomanni di uno spread a quota 100 punti per fine 2014 assumono il sapore di una grande scommessa. Eh sì, soffermiamoci su questo aspetto. Da un lato Letta che dice ce la faremo e non mi farò logorare e i conti in disordine sono frutto dell'instabilità politica e il PDL che attacca concentricamente rispetto a queste affermazioni del Premier. I primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane e questa instabilità pesa, sono convinto che siano tutti consapevoli di questo e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Il governo registra nel DEF, il documento di economia e finanza, lo sforamento dello 0,1% del rapporto tra deficit e PIL.
Così il Premier manda messaggi rassicuranti a Bruxelles. Saremo sotto il 3% entro fine anno, dice. Vede all'orizzonte la ripresa e avverte. Gli obiettivi sono ambiziosi ma raggiungibili a patto che ci sia la volontà e stabilità politica. Parole che non piacciono al PDL. Sostenere che il superamento del 3% nel rapporto deficit-PIL sia la conseguenza dell'instabilità politica non fa onore al Premier. Era prevedibile per la recessione, dice il coordinatore del PDL Bondi. Quanto alle previsioni ottimistiche per il prossimo anno, sono semplici vaticini. E la Santanchè rincara la dose. La stabilità non è un valore in assoluto, lo è solo nei regimi dittatoriali. Il PDL non abbassa i toni, per nulla disposto a mollare sul suo cavallo di battaglia, la riduzione delle tasse. Dopo l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, lo stop all'aumento di un punto percentuale dell'IVA, dal 21 al 22%, previsto dal 1 ottobre. Ne discuteremo nei prossimi giorni, assicura Letta, ma il capogruppo alla Camera, Brunetta, è perentorio. Non accettiamo i diktat del ministro dell'economia Saccomanni, o IMU o IVA, insiste. Sono impegni assunti dal governo tutti e due. O l'IVA non aumenta a ottobre o non c'è più il governo. E anche sulla giustizia, tema che può mettere in ulteriore fibrillazione la maggioranza, il PDL si prepara all'offensiva, cogliendo al volo l'appello alle riforme del capo dello Stato. Devono ritornare nei ranghi i magistrati che usano in maniera illegittima le loro funzioni, incalza Bondi, e la Santanchè aggiunge: asfalterei la magistratura politicizzata. Insomma, se per il Presidente da una parte i partiti devono smetterla con gli attacchi e gli insulti indirizzati alla magistratura, i giudici da parte loro devono dimostrare equilibrio. La politica da sinistra a destra, a stragrande maggioranza, almeno a parole, reagisce positivamente, persino i cosiddetti falchi del PDL come Daniela Santanchè. Fuori dal coro invece il Movimento 5 Stelle che attacca a testa bassa il Quirinale. Sui giudici Napolitano, dice il deputato Maglio Di Stefano, ha pronunciato parole indecenti, di finta pacificazione, rassegni le dimissioni. E conclude: in altri paesi saremmo al limite di una procedura di sfiducia al capo dello Stato, non c'è una guerra in atto tra PM e politici, ci sono solo politici che delinquono da 50 anni e magistrati che indagano. Eccoli qui i risultati. Parole molto dure che fanno capire che nella campagna dell'elettorale quando sarà e che verrà, comunque ci sono in ogni caso le elezioni europee, nella prossima primavera il Movimento 5 Stelle attaccherà anche sul tema della giustizia e colpirà anche in alto, visto che dopo le dimissioni richieste ieri alla Boldrini, oggi c'è una richiesta di questo tipo anche per Napolitano. Ma in realtà il clima si fa duro e difficile su un altro versante, quello della TAV. Compiere un salto in avanti. Con un vecchio linguaggio da anni 70, Alfredo D'Avanzo e Nicola Sisi, l'ideologo e il capo della colonna torinese delle Nuove Brigate Rosse, arrestati nel 2007 per un'inchiesta della Bocassini su un progetto di attentato al professor Ichino e condannati con sentenza definitiva nel 2012 a 9-10 anni di reclusione per associazione sovversiva, incitano il movimento No TAV a un salto di livello. Dal carcere di Siano, dove sono reclusi, i due pubblicano un lungo documento sulla rete nel sito Soccorso Rosso Internazionale. Il titolo è «Contro la repressione nuova determinazione». C'è scritto: «Se la lotta rivoluzionaria avanza, la risposta dello Stato sarà sempre ed è già maggior repressione. Cosa si fa allora? Ci si ferma? Guardiamo bene proprio il caso Notav, con tutta la valenza antagonista assunta. Ci si trova stretti in quel bivio, compiere un altro salto in avanti, politico, organizzativo, assumendone anche le conseguenze o arretrare». Nel foglio si parla di simpatiche consonanze fra i militanti anti-TAV imputati a Torino e la nostra dimensione di prigionieri rivoluzionari. Il riferimento è alla strategia processuale nello stile delle vecchie BR della rinuncia all'avvocato e al disconoscimento dei tribunali. Proprio stamattina il ministro dell'Interno Alfano aveva presieduto il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vertice aveva deciso il rafforzamento del contingente militare che presidia il cantiere, 200 uomini in più. Alfano ha confermato la linea tracciata a Torino lo scorso maggio dopo un attentato incendiario a Chiomonte. La fase è calda, l'estate è andata avanti fra attacchi al cantiere e alle aziende che lavorano per l'alta velocità, azioni di disturbo nell'hotel dove alloggiano i poliziotti, arresti e accuse di terrorismo. La settimana scorsa c'è stato un summit fra i magistrati di Torino e di Milano. Lunedì prossimo la talpa d'acciaio verrà posizionata nella galleria geognostica e fra 3 settimane comincerà a scavare la montagna. Poi ci saranno gli espropri per far posto alla nuova stazione dell'alta velocità a Susa. Qualcuno della galassia antagonista
nazionale e internazionale. Quelli, come dice il procuratore Caselli, che hanno preso la Val Susa come un laboratorio di eversione, potrebbe avere la tentazione di un'escalation, un salto in avanti, appunto. Il leader storico dei Nottav, Alberto Perino, oggi, dopo la pubblicazione del documento delle nuove BR, è stato netto: respingiamo al mittente ogni parola, non abbiamo nulla da condividere con questa gente.